Sul Pescara calcio a 5 cala la mannaia del giudice sportivo. Nel tardo pomeriggio il comunicato circa i provvedimenti disciplinari seguenti gara 1 della finale scudetto ha una portata pesantissima sul team biancazzurro. Ammenda la società per 5.000 euro e squalifica del campo fino al 31 dicembre 2017. Inibizione di oltre un anno fino al 30 giugno 2018 per il vicepresidente Matteo Iannascoli ed il dirigente Fabio Moggia. Per il presidente Danilo Iannascoli inibizione fino al 31 ottobre 2017 perché, si legge nel referto, al termine dell'incontro teneva una condotta finalizzata a fomentare il pubblico presente, accedeva indebitamente negli spogliatoi dell'arbitro con condotta irriguardosa e ingiuriava il presidente della squadra avversaria. Inibiti anche i dirigenti Francesco Chiavaroli fino al 31 dicembre 2017 e Marco Troilo fino al prossimo 31 luglio. Pesantissimi provvedimenti anche per due giocatori biancazzurri. Squalifica fino al 31 dicembre 2017 per Cristian Borruto per aver colpito il giocatore della Luparense Tobe e per frasi offensive all'arbitro. Riccardo Caputo fermato fino al 31 novembre 2017 per aver inseguito e colpito Tobe dopo aver ricevuto un pugno dello stesso giocatore della Luparense. Infine due giornate all'allenatore Fulvio Colini e una al giocatore Giovanni Pulvirenti. Per la Luparense ci sono 1.500 euro di ammenda. Squalifica a Tobe fino al 30 novembre 2017. Il pugno dello spagnolo a Caputo, lo ricordiamo, aveva scatenato la rissa finale. Due giornate anche all'allenatore dei Veneti, Davide Marin. Verdetti che, se possibile, inaspriscono ancora di più il clima di una finale scudetto, la cui prosecuzione è già di per sé in bilico dopo la decisione del patron Danilo Iannascoli di sospendere le attività e disertare gara 2, decisione per la quale è difficile ipotizzare allo stato un dietrofront dopo la portata di un comunicato che di fatto decapita società e squadra.